il chino vero e proprio non c'è stato. Una fermata di pochi secondi, la Madonna delle Grazie, rivolta verso la strada in cui vive il boss ergastolano Giuseppe Mazzagatti, ai domiciliari per malattia. Ad Oppidoma Mertina, già teatro di una faida con 22 morti, tanti giurano di non essersene nemmeno accorti di quel gesto di riverenza al potere mafioso, pare perpetuato da decenni, che da ieri ha acceso i riflettori su questo paese della piana di Gioia Tauro, avviato un'indagine della procura antimafia di Reggio Calabria e fatto dire al presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Monsignor Nunnari, che in casi come questo bisogna avere il coraggio di fermare le processioni. Netta ed immediata anche la presa di posizione del vescovo di Oppido Palmi, Monsignor Francesco Melito. C'è praticamente una riprovazione netta del fatto, per come io l'ho con tutte e due le parti praticamente recepite. Saranno prese a suo tempo i nuovi provvedimenti, questo è tutto. Ma ad Oppido tra la gente la forza della tradizione resiste. Ah, ma non esce, va via del paese, si gira quando vuole. È il paese che fa il paesano, fa il paese. La legge per me questa volta non è giusto. E qua in giro si dice che non è giusto fare un gesto simile. Oggi il santuario della Madonna delle Grazie era deserto, mentre il sindaco nel comune difendeva la gente onesta del paese e richiamava la scomunica di Papa Francesco Mafiosi di 2 settimane fa. Sentiamo quindi e dunque con sobrietà di condannare comunque il gesto se l'obiettivo è rendere omaggio al boss, perché ogni cittadino deve essere riverente alla Madonna e non si debba verificare il contrario. L'andrangheta non si è fatto intendere, ha voluto sfidare. Noi abbiamo un'altra chiesa, la nostra chiesa, la chiesa che ci appartiene. Per noi la chiesa è un modo di esternazione del potere, che questa volta, visto ciò che ha detto il Papa, che non è stato un invito ma un ordine, e questa volta si sia coerenti con quello che ha detto il Papa.